Sono passate poche ore dal crollo di un'intera palazzina a Saviano in provincia di Napoli, poco meno di 16.000 abitanti. Una famiglia distrutta da un'immane tragedia, a morire sotto le macerie quattro persone. Una tragedia che ha scosso il mondo intero. Tra i primi messaggi a giungere a Saviano quello della Premier Giorgia Meloni a New York all'Assemblea ONU. Una lunga telefonata al sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli. Il presidente del Consiglio ha espresso il proprio cordoglio e quello del governo, assicurando la vicinanza delle istituzioni nazionali all'amministrazione locale, ringraziando i soccorritori. Siamo profondamente addolorati e colpiti per la tragedia. Il nostro cordoglio ai familiari delle vittime, la nostra solidarietà alla comunità di Saviano. Queste invece le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Cordoglio e vicinanza anche dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che si dice in costante contatto con la prefettura di Napoli e con il prefetto Michele Di Bari. Di Bari, che ha vissuto la lunga giornata dei soccorsi a pochi metri dalla palazzina. Due famiglie nei dintorni sono state sgomberate per motivi di sicurezza, a dirlo alla stampa durante la mattinata, è proprio di Bari. Due famiglie saranno alloggiate altrove per 2 giorni, il tempo di verificare un attimo l'agibilità e l'abitabilità di queste abitazioni, per il resto non sono più. Tra i primi a delineare anche la causa della violenta deflagrazione dello stabile, il dirigente della comunicazione emergenze dei vigili del fuoco, Luca Cari. Pare evidente che si sia trattato di una fuga di gas, perché un'esplosione del genere può essere stata provocata solo appunto da questa causa. Ora però la dinamica esatta sarà, poi avremo tempo per poterla accertare.